Accanto a noi abbiamo anche Bonafini. Bonafini è un centrocampista, anche lui è un centrocampista dei piedi buoni, che insieme al resto dei compagni l'anno scorso hanno fatto grande il Ragusa. Sì, diciamo, abbiamo costruito un bellissimo gruppo e questa è la dimostranza di oggi che siamo qui, che siamo venuti in quattro. E abbiamo seguito il mister, quindi anche con lui abbiamo restaurato un buonissimo rapporto e questo ci può dare un vantaggio per affrontare una stagione intera e lavorare con la massima serietà. Voi rappresentate lo zoccolo duro del Ragusa dell'anno scorso, quindi zoccolo duro anche qui ad Agrigento con l'Acragas. Sì, ripeto, è un vantaggio, il vantaggio è che ci conosciamo, cioè siamo anche degli ottimi, oltre ai compagni di squadra, anche gli ottimi amici, quindi questo speriamo che sia un vantaggio sia in campo che fuori dal campo, perché credo l'importante in una squadra non è solo il terreno di gioco ma anche tenere uno spogliatoio coeso. La stessa domanda che ho fatto ai tuoi compagni: cosa vi ha convinto a venire qua da Agrigento? Ma da Agrigento ci sono tutti i presupposti per venire a giocare qua, dal pubblico, dalla società, dalla voglia che c'è di tornare nel calcio che conta. E Agrigento cioè l'Agragas non è una società che può stare in queste categorie, credo che merita palcoscenici migliori. Avete sentito qualche volta l'effetto pubblico del Seneto? Sì, diciamo di sì, io contro l'Agrigento ci ho giocato un 15 anni fa, però vedendo anche le ultime immagini dell'ultima partita vengono i brividi. Speriamo di cercare un giusto equilibrio anche con la tifoseria, perché è importante trovare e essere tutti uniti, squadra, società e tifosi, per raggiungere gli obiettivi.